A seguito di questa prima associazione, in poi in tutta la Francia ci sono state diverse regioni della Francia hanno Aderito. creato altre associazioni a livello regionale o Et donc, ces associations, dans chaque région, ont organisé des marchés de potiers, de la formation et puis des expositions. modo, quindi le associazioni organizzavano per ogni regione in cui erano state create dei mercati di ceramica, della formazione e delle esposizioni di ceramica. Et en 1999, on s'est trouvé confronté à des problèmes de santé chez les potiers. Le associazioni si sono trovate di fronte a dei problemi di salute che alcuni ceramisti vivevano, dei problemi. Et donc, il y a eu un élan de solidarité pour aller travailler chez le potier, cuire et l'aider pour continuer son atelier. Quindi le associazioni, nei momenti quando alcuni ceramisti erano in difficoltà, c'erano alcuni ceramisti che si prestavano o a tornire o a aiutarlo nelle cotture. C'è stato questo slancio, diciamo così, la situazione serviva anche come slancio di solidarietà per ceramisti che erano in difficoltà. Et ce céramiste était un ami de beaucoup de potiers. Et à un moment donné, on s'est dit, si un potier qui n'est pas trop connu a un problème de santé ou de maladie, comment il va s'en sortir? Questo è successo per alcuni ceramisti che erano abbastanza conosciuti e la riflessione che è stata fatta era quella che alcuni questi sono stati aiutati perché erano conosciuti. Allora hanno pensato, se però ci sono altri ceramisti meno conosciuti che però hanno probabilmente dei problemi di salute, delle difficoltà alimentari, economicamente, come possiamo aiutarli? Donc on a décidé de monter un fonds de solidarité qui s'appelle Terre de solidarité en France pour aider des potiers qui peuvent être des céramistes qui sont dans des difficultés de santé, des difficultés matérielles, d'argent, de choses comme ça. À ce point, il collettivo dei ceramisti ha pensato bene, dopo una riflessione, di creare un fondo di solidarietà per ceramisti che si trovavano in difficoltà sia fisiche, di malattia o economiche, e quindi creare questo fondo che si chiama appunto Fondo di Solidarietà. Et donc pour créer ce fonds de solidarité, parce que les potiers n'avaient pas, dans les cotisations qu'on donnait à chaque association, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc on a fait appel à un organisme qui s'appelle Atelier d'art de France. Dunque, per cercare dei fondi, perché comunque il collettivo dei ceramisti non aveva una cassa o delle sovvenzioni, quindi hanno chiesto a un'altra associazione, un altro organismo che si chiama Atelier d'art in Francia, di collaborare su questo progetto. Donc, Atelier d'Art de France est un organisme qui s'occupe de tous les métiers d'art en France et qui organise des gros salons à Paris et qui gagne millions, millions, millions. Quindi Atelier d'Art de France è comunque un organismo ufficiale, diciamo così, a livello del governo francese che organizza saloni a Parigi, che organizza varie cose, quindi non solo su ceramica, ma anche su altri vetrai, su altri canali, e quindi comunque ha delle sovvenzioni molto importanti che si aggirano
Donc pour discuter avec Atelier d'Art de France, donc on a monté le collectif national des céramistes. Ed è per questo che poi in effetti per discutere, quindi per avere come partner l'Atelier d'Art de France, è stato creato questo collettivo nazionale dei céramisti. Donc ça c'était en 2000. Questo era nel 2000. Donc on a regroupé l'ensemble des associations régionales de céramistes. Donc au début on était 6 associations régionales et aujourd'hui on doit être une quinzaine d'associations dans le collectif et on est environ 800 céramistes. Quindi all'inizio erano 6 associazioni in Francia che hanno aderito al collettivo, all'inizio quindi parliamo del 2000, adesso sono le associazioni che aderiscono al collettivo nazionale, sono 15 e di cui ci saranno più o meno 800 membri in tutta la Francia, il collettivo ce l'ha visti. In Francia c'è a peu près 2005 et 3000 céramistes. Mais ça peut aller. Disons que nous, on s'occupe que des petits ateliers. Il collettivo dei ceramisti lavora soprattutto sui piccoli laboratori, quelli proprio esclusivamente artigianali, fatti di uno o due persone. Et donc, si calcola che 2000-2005. Si calcola ci siano 2000-2500 laboratori artigianali di ceramica. Et donc, comme on avait cette organisation qui s'appelait le Collectif National des Céramistes, on a essayé de... Dans toutes les régions, il y avait des marchés de potiers, donc avec des calendriers, par exemple. Donc on a réuni tous les calendriers pour faire un calendrier national des céramistes. Uno dei primi lavori era quello appunto prima i mercati di ceramica venivano, ancora adesso sono editati a livello regionale e poi però ce n'è uno a livello nazionale che è preso in carica dal collettivo, dal responsabile del collettivo dei ceramisti che ogni anno durante il mese di febbraio-marzo pubblica quindi le date e i posti e i luoghi di tutti i mercati. Cioè, ceramica in Francia, oltre a quello regionale, quindi c'è un calendario regionale e un calendario nazionale. E poi s'est mis en place aussi avec l'Italia, la France, différents pays, l'Espagne, une association des villes céramiques. Poi c'è stata anche questa cosa del è stata creata anche questo gemellaggio tra alcune città delle ceramiche, Spagna, Francia, Italia. E donc on a eu des discussions avec eux pour l'organisation, l'échange, le travail possible, etc. Mais on n'avait pas les mêmes objectifs. Quindi c'è stato anche uno scambio, diciamo così, a livello di questi organismi sul gemellaggio, però il collettivo dei ceramisti si è reso conto che gli obiettivi sono un po' diversi. Dire che noi on était plus sur des céramistes contemporains, alors que les villes, au début, les villes de la céramique étaient plus sur la sauvegarde de céramique. Traditionnel. Uno dei punti diciamo così, di diversità che c'erano era che mentre l'associazione dei ceramisti, il collettivo lavora su una ceramica contemporanea, artigianale, questo organismo delle città delle ceramiche invece è un organismo che parte da una tradizione per mettere in valore, per salvaguardare la tradizione antica. Quindi c'era un po' di differenze di obiettivi anche. Et souvent les villes qui ont, enfin en France, hein, les villes qui ont adhéré à cet organisme étaient des villes comme Moustier-Sainte-Marie, Aubagne,
chirurgiens. Enfin, c'était souvent des là où la céramique allait mal. Hein, voilà, c'est-à-dire que donc mais, qui marchait plus quoi. Et donc les villes se retrouvaient avec une céramique de tradition, mais qui mourait. Quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ces villes, si tu veux, d'essayer de remonter un peu la céramique traditionnelle. In effetti poi c'è stato un po' questo gemellaggio, è stato anche una forma di, perché come, almeno in Francia di alcune città come Moustier o non so se altre città in cui la situazione del mondo ceramico era un po' in crisi, perché comunque è una tradizione che parte dal 700, dall'800 che si ripete e quindi era più che altro sempre per salvaguardare questa tradizione più che parlare di una ceramica più contemporanea. E surtout che dans ces villes-là, c'était plutôt des gros ateliers. In più in queste città diciamo, non era l'artigiano che lavorava da solo, ma erano delle piccole fabbriche. E questo, mentre quello dei ceramisti, come diceva lui prima, è più centrato su proprio il lavoro artigianale, quasi individuale, insomma, al massimo una coppia. Alors donc, entre les villes de la céramique et le collectif, on n'a pas fait fusion, on a marché un peu comme ça, on est en parallèle. Donc, il n'y a pas eu une fusion avec cette città delle céramiche, mais c'est stato più un lavoro parallèle. Alors disons que, après le collectif s'est intéressé aussi à la formation, donc on a pénétré des écoles de céramique pour pouvoir créer des nouveaux examens, des nouveaux diplômes, pour essayer de faire des diplômes supérieurs. Et le collectif de la céramique s'est anche molto concentrato sulla formazione, quindi di creare proprio dei luoghi di formazione che siano veramente più specifiche, di alzare un po' la qualità del lavoro, quindi della formazione del ceramista. Donc on a créé avec, parce qu'en France, je pense en Italie c'est pareil, il y a un ministère de l'éducation nationale, et donc on a créé des diplômes supérieurs de céramiste, c'est-à-dire que avant il y avait un CAP, je crois, CAP tourneur, CAP décorateur, si tu veux, après il y a eu brevet des métiers d'art, et après on a créé des diplômes supérieurs en métiers d'art en céramique. Et quindi sempre con la collaborazione del ministero c'è stato questo creare, mentre prima quindi le scuole di ceramica che facevano scuole di ceramica per fornitori, scuole di ceramica per decoratori, quindi c'era ancora tutta una mentalità settoriale del lavoro, differenziazione. Il collettivo invece ha puntato a dare una formazione, una qualità migliore e anche più completa di quello che poteva essere l'artigiano, il ceramista. E ça c'était suite à, on a créé des réunions, on appelle ça des colloques en France, des réunions avec toutes les écoles de céramique sur deux jours ou trois jours, où donc des questions ont été posées, on a fait des groupes de travail, on a demandé aux professeurs, aux directeurs des écoles de dire leurs besoins, pourquoi, etc. Et en même temps, nous, en tant que professionnels, on a donné nos envies. Quindi c'è stato vari incontri del collettivo dei ceramisti con le scuole di ceramica per avere un po' un confronto, in modo che le scuole quindi richiedevano questa formazione di maggior qualità, e allo stesso tempo loro come collettivo dei ceramisti e come artigiani potevano dare dei consigli per cercare quindi di dare una formazione più completa del mestiere, del lavoro, e non diciamo più non didattico né scolastico. Donc on a réussi donc à créer des nouveaux examens
des nouvelles formations. Et effectivement, il y a eu un certain nombre de professionnels qui se sont investis dans les écoles pour faire passer les diplômes, pour donner des formations, pour améliorer justement la formation des élèves dans les écoles. E quindi a questo punto, diciamo così, dalle istituzioni di scuole d'arte o specializzazioni di ceramica c'è stata anche una domanda, quindi della formazione che veniva fatta da professionisti, quindi da artigiani, artigiani ceramisti, a cui veniva richiesto un periodo di formazione che quindi mettevano a disposizione e andavano nelle scuole di ceramica per dare un contributo più concreto, più reale del lavoro, del mestiere. Disons que le collectif est toujours, on essaye, toujours d'être demandeur pour améliorer des choses, mais en même temps, on ne peut pas être que demandeur. Il faut aussi donner de notre personne, c'est-à-dire qu'on donne du temps, on donne de l'énergie. Quindi in pratica l'aspetto gioca su due cose. Da una parte il collettivo dei ceramisti richiede al Ministero, alle istituzioni, alle scuole un miglioramento della formazione e dall'altra parte però anche il collettivo dei ceramisti si mette a disposizione per formare, quindi per dare del tempo. Donc, alors le collectif essaye d'avoir aussi un certain nombre de réflexions sur la céramique d'aujourd'hui et on a des réunions avec des députés, des sénateurs, des gens au niveau du pouvoir pour faire avancer un peu et faire reconnaître la céramique. Quindi il collettivo è sempre cioè crea sempre questo movimento sulla ceramica contemporanea, di cercare di mettere un posto nella società, di fare una riflessione sulla formazione e purtroppo per noi ci sono senatori e deputati che sono all'ascolto quindi di queste nuove proposte che vengono fatte dagli artigiani e dal collettivo. Mais c'est toujours très difficile de... Non è facile. Voilà. Parce que les politiques ont souvent une vision, et nous on a une autre vision. Donc arriver à faire changer la vision pour nous, c'est toujours difficile. Mais il y a des rencontres, il y a des débats, si crea comunque, cioè, a parte appunto quindi le visioni diverse di un politico e di un ceramista, però diciamo c'è comunque questa apertura all'incontro, al dibattito, la possibilità di comunque di fare delle domande. E en général on ne demande rien aux politiques. Donc c'est aussi une force. Parce que on leur doit rien et donc on fait des choses parce qu'en France il y a à peu près aujourd'hui 180 marchés de potiers. Il y a des écoles céramiques qui marchent relativement bien. Il y a plein d'expositions, il y a des rencontres. Donc c'est des choses qui sont importantes pour l'image de la France. La cosa importante è che comunque economicamente non c'è nessuna relazione di finanziamento, non c'è soldi che passano tra il politico e il collettivo dei ceramisti. Il collettivo dei ceramisti cammina con le proprie gambe, sia con i mercati, con le esposizioni, con le formazioni che vengono fatte. Da lì vengono, quindi si ricava una certa somma di soldi
con cui poi viene avanti il collettivo, porta avanti l'immagine della ceramica indipendentemente dal fattore politico. Donc, au niveau du fonds de solidarité, on est aujourd'hui à peu près à une centaine d'aides pour les céramistes. Donc, les aides, c'est surtout pour des gens qui sont malades. Donc, on aide. Et si par malheur, parmi ce couple de céramistes, donc on intervient aussi pour aider son épouse ou son époux pour pouvoir pendant au moins un an voire deux ans qu'ils puissent un petit peu subvenir à leurs besoins. Le fonds de solidarité quindi lavora anche molto proprio come possibilità di aiuto a casi di difficoltà o anche proprio casi di, a volte sono stati dei casi di decesso in cui magari la famiglia si è trovata in difficoltà e un centesimo, più di un centesimo dalla Francia qui en 2000. E quindi più o meno ci sono stati dal 2000 a oggi, questo Fondo Solidarietà ha lavorato su almeno un centinaio di case di difficoltà e di aiuto quindi, per poter aiutare economicamente in queste situazioni. Quindi diciamo che il principale è ça, in caso di malattia, d'accident della vita. Hein. Mais également, on a mis en place des prêts à taux zéro pour aider des gens, si par exemple ils ont le camion qui lâche, un four qui lâche, un incendie. È prioritario il caso di malattia o cose di queste cose più molto serie, però anche se si rompe un forno, se si rompe il furgone per fare i mercati, c'è la possibilità di fare dei prestiti a tasso zero per sempre in questo periodo perché ogni ceramista non possa fermarsi e possa continuare la stagione, il lavoro. E donc le remboursement de ces prêts est établi avec le céramiste ou la céramiste pour dire lui, ben moi je peux lui mettre 50 euros par mois. Voilà. Quindi ogni caso è studiato in maniera privata e anonima. Ah oui, c'est anonimo. Quindi non è che uno, non è che si sa quello. E quindi è creato in maniera proprio anonima e il rapporto viene creato con il ceramista in difficoltà che secondo le sue possibilità decide i tempi e la somma del rimborso che verrà fatto per un mese, per un anno. Disons que dans chaque association régionale, il y a un délégué régional ou deux délégués régionaux de Terre Solidarité. Et ogni quindi associazione regionale ha un delegato o a volte due per questa associazione Terre Solidarité. Après, dans chaque association régionale, ou presque toutes, on a créé un fonds régional de solidarité qui sert pour des gens, pour des potiers qui ne sont pas dans Terre de solidarité, qui ne sont pas dans le collectif. Et puis, c'est une association régionale qui, anche questa, a livello regionale, a creato un fondo di solidarietà per ceramisti che anche che non fanno parte proprio del collettivo. Alors ça, on met en place sur chaque, enfin, ou beaucoup de marchés de potiers, on fait des bols de la solidarité. Et une des choses, anche molto semplici, praticamente in ogni mercato di ceramica che si fa in Francia, c'è un banco, si mette un tavolo e ognuno mette una tazza, quello che è secondo la sua produzione, e si chiama appunto la tazza della solidarietà. Cioè all'inizio del mercato c'è
uno degli organizzatori del mercato che passa nei banchi e prende un pezzetto, un oggetto della propria produzione, e tutti questi, e si decide il prezzo che è uguale per tutti, quindi è 10 euro la mia tazza, anche se costa 15 viene venduta a 10, eccetera eccetera. Quindi in ogni mercato c'è questo cosiddetto ball della solidarietà, cioè la tazza della solidarietà. E questo viene fatto ormai da 30 anni. E on s'est rendu compte che on a fait un panneau explicatif de ce qu'est les bols, et on s'est rendu compte que la population qui venait sur le marché de côté en fait était très sensible à ça, et en général la plupart du temps tous les bols partent. Naturalmente su quel c'è un tavolo, e poi è stato fatto un piccolo pannello che spiegava cos'era questo tavolo, cosa rappresentava, qual era la riflessione che il ceramista portava avanti su questo tavolo della solidarietà, chiamiamolo così, e in effetti il pubblico che veniva ai mercati era molto sensibile a questo argomento, e in genere tutte le tazze che sono su questo tavolo della solidarietà, o tazza o oggetto che sia, viene venduto. Et cet argent, est géré par les membres de l'association régionale. E quindi questi incassi sono gestiti dal delegato dell'associazione regionale che si occupa della solidarietà del collettivo. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à poser par rapport à ça, mais c'è qualcuno che vuole fare delle domande. Disons qu'on a essayé, nous, de privilégier la solidarité entre les céramistes, mais solidarité pas simplement maladie, mais solidarité, l'amitié, les contacts, etc. Et depuis, on va dire, 30 ans, effectivement, on arrive à un monde de céramistes qui est assez soudé. L'obiettivo era anche quello non solo di creare questo aspetto di solidarietà che è importante, ma anche proprio quello di creare questo aspetto di convivialità, di amicizia, che in questi 30 anni si ritiene ormai qualcosa che è dato come acquisito, come qualcosa dei legami tra ceramisti che si sono, lui dice, saldati in qualche modo. Consolidati. E c'è vrai che per noi c'è importante aussi, par esempio come ce midi, che tutto il mondo amène un peu des choses à manger, un peu des choses à boire, et passe un moment ensemble, tu vois, pour échanger, discuter. Quindi momenti di convivialità, come il pasto di oggi, in cui ognuno porta delle cose, sono considerati un momento importante. Et je pense que, c'est ce qui a fait aussi le lien entre beaucoup de céramistes en France. Non pas que les repas, mais l'échange d'être copains, même si c'est que deux jours dans l'année, mais il se passe des choses, et ça a permis effectivement de monter un...